La fanciulla non è morta, ma dorme. In queste parole del Signore c'è l'annuncio della Chiesa ed è tutto il cristianesimo. Questo sguardo di Gesù sulla realtà, che non è quello del mondo e probabilmente non è nemmeno il nostro, o almeno non lo è sempre. Come guardi tu la realtà? Come guardi tu la storia che vivi, le relazioni? Come guardi tu le persone che sono accanto a te? Come guardi la sorella? Come guardi il fratello? Come guardi il marito, la moglie, i figli? Come guardi la tua sterilità? Come guardi la precarietà economica, la malattia? Come guardiamo le difficoltà che ogni giorno si fanno sempre più pressanti e ci angustiano? Come guardi la croce? Cioè quello che è assurdo, quello che genera sofferenza, quello che appare destinato alla morte e che molte volte è oggettivamente morto. Come queste persone, come questi parenti, amici della bambina morta, così. Tu guardi così la tua vita, la guardi con disperazione, con frustrazione, con disinganno, senza speranza, perché Gesù Cristo guarda in tutt'altro modo e sa arrivare fino al fondo del nostro cuore, perché guarda il desiderio profondo che c'è in tutti noi. Queste due donne, a 12 anni si era già donne in Israele, queste due donne sono immagine della Chiesa, che è primizia di ogni uomo sulla terra. I cristiani sono chiamati a svelare al mondo la verità, ma non soltanto perché fanno dei discorsi ragionevoli, logici, perché dire di fronte a una persona oggettivamente morta, che non è morta ma dorme, attira, come è accaduto per Gesù, la derisione. Dire di fronte a una mamma che porta in grembo un bambino disabile, un bambino sicuramente down, che questa gravidanza non è per generare sofferenza e morte, ma per la vita, è attirare la derisione. Dire al capezzale di una persona che sta soffrendo molto che quella persona non è il suo corpo, ma è molto di più, e che non è che poi quando una persona muore la terra le sia lieve o ovunque, buon viaggio ovunque tu sia, ma che c'è il cielo perché lo portiamo dentro e lo viviamo, è attirare la derisione. Dire a una coppia in crisi, dove tutto dice che sono incompatibili, che non hanno nessuna possibilità di stare insieme, che il marito è un mostro, che la moglie non ne parliamo, eccetera, e lì il matrimonio non è morto, ma solo addormentato, è prendersi la derisione. Ma perché tutto parte dallo sguardo che tu hai su te stesso. Tutto parte se tu conosci veramente te stesso. Perché tu sei questa donna, questa emorroissa, questa donna che era afflitta da questo continuo flusso di sangue, che tocca Cristo. Tocca Cristo in mezzo alla folla, cioè che ha una tale esigenza di essere guarita nel profondo, di essere amata. Cioè questa donna che sfida l'impossibile, e Gesù riconosce questo desiderio, riconosce questo desiderio profondo. Tu sei questo desiderio di Gesù Cristo. Tutti gli uomini nascono con il desiderio di Gesù Cristo, perché tutti sono stati creati in Lui e in vista di Lui e per Lui. Non lo sanno? Nessuno lo sa. Forse oggi anche noi non lo sappiamo, o lo abbiamo dimenticato, o l'abbiamo messo da parte, e abbiamo già in testa quello che dobbiamo fare oggi, gli impegni, le difficoltà, i problemi. Ma tu non sei quello. Tu sei il desiderio inesauribile di Gesù Cristo, perché è Lui che sazia il tuo cuore, è Lui che guarisce questo flusso di sangue, che sapete il sangue è la vita, questo perdere senza senso la vita e cercare poi di guarire chiedendo al mondo, ai medici, alla scienza, alla cultura, a tanti altri idoli di questo mondo, di poter guarire, ma è impossibile. Spendi i soldi, spendi i tuoi averi, spendi te stesso e non hai nulla. Allora questo sguardo di Gesù Cristo è quello che ha trovato in questa fanciulla. Questa fanciulla, che biologicamente era morta, non aveva assopito nel profondo del suo cuore il desiderio inesausto di Cristo, di Lui,
Era questo mi fa dire: non è morta, ma dorme. E questo è lo sguardo della Chiesa, per cui evangelizza, per cui va in cerca della pecora perduta, per cui non dispera di fronte a nessuno, non disprezza nessuno, non per un buonismo, per un volemo se bene così a buon mercato, ma perché sa che nel profondo di ogni uomo, esattamente come nel cuore del figlio prodigo, c'è il desiderio di essere salvato, di essere guarito. Ma che cosa vuol dire essere salvato? Che cosa vuol dire essere guarito? Guardate che a me ha colpito molto, perché nel suo corpo, appena tocca il Signore, questa donna si sentì di essere guarita, cioè il flusso del sangue si è bloccato. Ma Gesù le dice, dopo che l'ha incontrata, dopo che lei è venuta allo scoperto e le ha detto la verità, cioè quello che aveva nel cuore, dopo le dice: va, sii guarita dal tuo male. Cioè la guarigione è l'incontro definitivo con Cristo. Sì, in quel momento si era bloccato il flusso del sangue, ma la guarigione profonda del cuore non era completata. Allora ogni uomo guarisce da ogni sua malattia, da ogni peccato, che è l'inganno che si frappone tra noi e Cristo, tra noi e Dio, quando incontri Cristo. Poi Cristo si incontra in molti modi, è ovvio. La Chiesa è per mostrare Cristo al mondo. E come lo mostri Cristo al mondo? Attraverso il tuo desiderio di Cristo, appagato nell'incontro con Lui, in questo incontro di sguardi, in questo incontro di anche della carne, no? Questa donna tocca Cristo, Cristo tocca questa bambina, in questo abbraccio, in questo dialogo profondo che si dà nella storia, dove mille volte Cristo ti tocca e ti tira su, e mille volte tu dal profondo del tuo cuore hai la possibilità di toccare il lembo del mantello del Signore, che Tallid, sul lembo del mantello ci sono questi nodi che ti rimandano alla Torah, alla parola, attraverso la parola, attraverso la preghiera, attraverso il grido costante, tu puoi toccare Cristo e Cristo ti tocca e si contamina di te, e tu toccandolo sei purificato, destato, svegliato, risuscitato e hai il tuo compimento. Questo è il cristianesimo, questa è la vita, questo è il cielo sulla terra. Coraggio, perché anche oggi di fronte a te il Signore ti dice la cosa più bella, che non è quella che può dire un innamorato o innamorata, o sei bellissima, ti voglio bene, sono innamorata di te, sì sì, tutto bello, ma quale innamorato, quale marito, quale moglie, quale madre può dire al figlio: no, tu non sei morto, ma dormi di fronte all'errore peggiore, di fronte alla sofferenza più grande. Questo è ciò che la Chiesa ha da dire a ogni persona di questa generazione e di tutte le generazioni, perché è esattamente quello che ogni mattina e ogni giorno il Signore dice guardandoti: coraggio, coraggio, non sei morto, non disperare, stai solo dormendo, hai bisogno di essere svegliato.